Il nostro fichidindia di Rocca Palumba si contraddistingue proprio per la vocazione che ha il territorio nella coltivazione del frutto. Quindi facciamo diversi interventi affinché otteniamo un frutto d'eccellenza per contraddistinguerci sul mercato con un frutto che sia di Rocca Palumba e abbia un proprio marchio e una propria immagine. Tant'è che aggiungo. Sui diversi mercati preferiscono il nostro frutto un po' per le caratteristiche organolettiche piuttosto che altri. Già sin dai tempi antichi i commercianti di Palermo che salivano presso questo comune a comprare questo frutto. Un tempo occupava spazi marginali, però piano piano siamo riusciti a impiantarla su terreni molto più fertili. Il frutto ha una consistenza importante, questo prodotto lo si possa raccogliere in fasi successive rispetto a quelli che sono i tempi propri della pianta, quindi raggiungendo mercati anche sul tardi rispetto al periodo di maturazione proprio del frutto. Noi una volta raccolto il frutto, lo portiamo quindi negli opifici e lo lavoriamo, lo inseriamo all'interno di una macchina e di una spazzolatrice. Dopodiché questo frutto fuoriesce e va a finire o su un piatto rotante, laddove poi gli operatori lo vanno a selezionare in base alle dimensioni, oppure direttamente su una calibratrice. È da tempo che ci stiamo muovendo per occupare più mercati possibili. Si è diffusa voce che il prodotto di Rocca Palumba è molto apprezzato. Mi sono trovato all'età di 39 anni, ho presentato un progetto presso l'assessorato e ho messo su questa aziendina familiare. Adesso è da 9 anni che ci lavoriamo. Essendo a carattere familiare ci sono non solo mia moglie ma anche i miei figli, le bimbe e il maschietto che vengono a dare una mano. Se non fosse per siglare le scatole, però già stanno imparando bene anche a confezionare il prodotto.